Promuovere l'identità di Caltanissetta valorizzando i prodotti tipici dolciari ed enogastronomici del territorio. Con questo intento, la giunta guidata dal sindaco Giovanni Ruvolo ha individuato la denominazione di Torrone di Caltanissetta, affiancato dall'emblema triturito identificativo della città, e l'intento di presentare l'iscrizione al registro del marchio QS, acronimo di qualità e sicurezza. Un'iniziativa, quella di Caltanissetta Città del Torrone, presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo del Carmine in occasione della Settimana Santa Nissena, manifestazione sulla quale l'amministrazione sta puntando per rilanciare il turismo in città. Indubbiamente è un momento importantissimo questo per la città, che parte da un forte senso dell'unione dei produttori di torrone e dei cultori del torrone. Questo è importante, è un momento fondamentale poiché ha un prodotto che già possedeva qualità elevatissima. Abbiamo la possibilità di affiancare un momento di tutela con un marchio, identificandolo con il simbolo della città e dando la possibilità di accesso anche alla tutela che offre la regione siciliana con il marchio Qualità Sicura Sicilia. A coordinare l'ambizioso progetto sposato dagli artigiani del Torrone è il Comitato di Santa Croce, che sta anche valorizzando le crocette, i dolci ereditati dalle suore benedettine e preparati in occasione della ricorrenza della Santa Croce il 14 settembre. Il nostro era un atto dovuto perché basta ricordare la storia di questa città. Voi saprete che già dal 1600 iniziarono i famosi Torronara di Caltanissetta, e una delle aziende che più ha dato lustro già agli inizi dell'Ottocento sono stato i Bandolino. I Bandolino avevano la loro azienda allocata in via Tortorici, che fa parte del nostro territorio. Ecco perché il comitato di quartiere ha preso di grande stile questa cosa, insieme ai maestri torronai ne ha fatto un momento di battaglia che finalmente oggi trova la sua identità, e veramente noi siamo felicissimi che ciò si sia stato portato. Torrone, quello nisseno, è particolare. Abbiamo delle tracce già nell'inizio del Seicento, che praticamente il nostro torrone è il torrone quello croccante, fatto di mandorle, di miele cotto, quindi bianco in questo caso, che viene sbattuto, e il pistacchio, e i profumi del nostro territorio, gli agrumi. Quindi abbiamo dato dignità a questo prodotto perché i grandi maestri ne hanno prodotto e ne hanno esportato in tutto il mondo già da tantissimi secoli. Quindi è importante che noi ci riprendiamo il territorio. Ci riprendiamo la dignità e diamo possibilità, perché adesso saremo costretti, tutti i bar e le pasticcerie dobbiamo tenere il torrone Caltanissetta. Per l'occasione il sindaco ha anche presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto sperimentale del sistema di gestione, segnalazioni, comunicazione sociale, senso civico.